Sponde straordinariamente popolate, centinaia di turisti provenienti da fuori vallata e tante persone che hanno soggiornato e scoperto le bellezze ed i fiumi del Casentino. Si è infatti disputata in questo fine settimana sul torrente Solano a Strada nel comune di Castel San Niccolò la più importante sfida di pesca trota torrente con esche naturali. La Federazione Italiana Pesca Sportiva ci ha dato la possibilità proprio quest'anno di organizzare qui una manifestazione che è fra le più importanti e le più difficile da organizzare. Abbiamo mosso in questi due giorni più di 120 persone. Ringrazio anche tutte le strutture ricettive che comunque ci hanno dato la disponibilità per ospitare le persone che vengono da fuori e speriamo di aver fatto anche a loro un piacere per aver comunque portato delle persone ad aprile in Casentino, che di solito diciamo è cosa un pochino più rara. È la testimonianza di uno straordinario patto d'alleanza per la gestione del territorio. Un patto d'alleanza tra il consorzio, i nostri tecnici, le istituzioni, i sindaci che sono anche presenti in questa giornata e le associazioni e il territorio. E grazie a una manutenzione attenta dei nostri corsi d'acqua per un miglioramento del rischio idrogeologico, sia anche un territorio più curato, più vivibile, ed ecco che nascono anche iniziative come quelle di oggi. Più di 40 pescatori, i più forti d'Italia, si sono così impegnati a conquistare un posto nella nazionale che rappresenterà l'Italia ai mondiali. Contesto ambientale direi che è spettacolare, il 2 di aprile trovarsi la neve non ce l'aspettavamo onestamente. Il campo gara è splendido, bellissimo e la pioggia degli ultimi giorni ci ha aiutato a migliorare la situazione, perché il periodo di siccità che sta vivendo tutta l'Italia si è rappresentato anche su questo campo gara e quindi le condizioni erano davvero difficili.